Stai cercando un articolo da acquistare? Vuoi trovare qualità e convenienza? Vuoi conoscere le attività della tua zona? Vai su gostore.it e scoprirai le migliori vetrine della Locride. Potrai avere i tuoi negozi a portata di mano e scegliere con facilità e comodità. Genera i coupon e vai in negozio. Avrai diritto ad un mondo di sconti. Non perdere l'occasione. GoStore.it, il centro commerciale online della Locride. È un progetto SCOA per la valorizzazione delle attività economiche del territorio. L'antica Grecia di Calabria nasce Caciuto. Caciuto, elisir digestivo, fatto solo con materie prime calabresi. L'amaro, sempre piaciuto. Caciuto! 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 Caciuto, l'amaro, sempre piaciuto. Caciuto, l'amaro, sempre piaciuto. Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Il dottor Gabriele Pizzianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizzianti.com. C'è più gusto a stare insieme, condividendo ciò che ami di più. La corsia McDrive sarà aperta sabato 24 ore, da domenica a venerdì fino alle 4. McDonald's Siderno, strada statale 106 presso il centro commerciale La Gru. Stai cercando un articolo da acquistare? Vuoi trovare qualità e convenienza? Vuoi conoscere le attività della tua zona? Vai su gostore.it e scoprirai le migliori vetrine della Locride. Potrai avere i tuoi negozi a portata di mano e scegliere con facilità e comodità. Genera i coupon e vai in negozio. Avrai diritto ad un mondo di sconti. Non perdere l'occasione. GoStore.it, il centro commerciale online della Locride. È un progetto SCOA per la valorizzazione delle attività economiche del territorio. L'antica Grecia di Calabria nasce Caciuto. Caciuto, elisir digestivo, fatto solo con materie prime calabresi. L'amaro, sempre piaciuto. Caciuto! 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 Caciuto, l'amaro, sempre piaciuto. Caciuto, l'amaro, sempre piaciuto.
Lavorata Porte e Finestre ha iniziato una grande vendita promozionale. Porte in vero legno di prima qualità, a prezzi di fabbrica, finestre in legno, legno alluminio, PVC di qualità insuperabile e certificati per il risparmio energetico a prezzi super scontati. Oggi, più che mai, avrete il meglio al miglior prezzo. Vi aspettiamo presso i nostri showroom di Caulonia e Davoli. Il dottor Gabriele Pizianti dispone di un laboratorio di informatica forense e tecnica del suono applicata al diritto in continuo aggiornamento tecnologico. Lo studio opera in tutta Italia. Esegue copie forense di hard disk e di qualsiasi memoria di massa. Esegue il recupero dei dati persi o cancellati da qualsiasi supporto informatico e telematico. Esegue l'analisi dei dati digitali, documentali o multimediali, quali prove informatiche utili nel processo penale e nella revisione del giudizio. Analizza tracce sonore al fine di rilevare eventuali tagli, alterazioni, manomissioni, rilasciando report e certificazione legale. Per maggiori informazioni, telefono 070 88 25 38. Visita il sito www.studioperitalepizianti.com. C'è più gusto a stare insieme, condividendo ciò che ami di più. La corsia McDrive sarà aperta sabato 24 ore, da domenica a venerdì fino alle 4. McDonald's Siderno, strada statale 106 presso il centro commerciale La Gru. Ben ritrovati a tutti all'appuntamento di venerdì 12 di novembre, rassegna stampa di Telemia con i fatti più importanti della giornata. C'è il maltempo che è imperverso in tutta la Calabria, c'è la cronaca che arriva da Siderno con l'ennesima intimidazione, ormai un'escalation, e poi i temi del Covid, quelli del territorio, l'impegno della nazionale di calcio questa sera per lo sport. Questo è tantissimo altro, ma iniziamo con le prime pagine, subito i temi della sanità in apertura per quanto riguarda Gazzetta. Accordo sui subcommissari, Salvini in Calabria per rilanciare la Lega all'orizzonte di Spirlì e il Parlamento. Confronto a Palazzo Chigi tra il presidente Occhiuto e il sottosegretario Garofoli in pole position, Bortoletti e un tecnico. Proseguiamo, lo dicevamo, a Siderno, escalation di intimidazioni, proiettili davanti alla finestra dell'ufficio elettorale del comune, a fuoco anche un giardino, un portone e una saracinesca, mentre nei giorni scorsi sono state incendiate sempre a Siderno le auto del neoconsigliere Catalano. Faremo il punto nelle pagine 17 e 29 all'interno di Gazzetta di oggi. Taurianova, per quanto riguarda la giudiziaria, Terramara inflitte 12 condanne e 88 anni di carcere. E ancora il futuro del paese. Mattarella, il presidente della Repubblica, cita Leone, allontana il bis. Asse, Draghi, sindaci insieme per il PNRR. Seguiamo la fotonotizia di centropagina, Fratelli d'Italia, il governo risarcisca Reggio dopo le assoluzioni di Leoni, a scioglimento del consiglio ingiusto, e questo il punto di domanda. Andiamo direttamente a Spalla, sinergie nella piana, Rosarno, Gioia Tauro, San Ferdinando e Palmi fanno squadra sui problemi comuni. Melito Portosalvo, volontari sfrattati, cercasi una sede per la misericordia. Palizzi, vessazione e schiaffi a processo, maestro elementare, la donna dovrà comparire il 20 dicembre davanti al tribunale di Locri, le parti civili, episodi gravi dicono. Locri, il cosentino Casciaro designato dal CSM a capo della procura, Giuseppe Salvatore Casciaro prenderà il posto di Luigi D'Alessio che ricopre la carica da 8 anni. Terze dosi, parliamo di Covid, le regioni si organizzano.
Hub Farmacie Medici di Famiglia e avvisi con SMS per la nuova fase della vaccinazione di massa. E intanto continuano a crescere naturalmente i contagi in tutta Italia. Green Pass, possibili ritocchi sull'eventualità di ottenerlo con i test rapidi. L'Italia si gioca la qualificazione, la ricca pagina sportiva di oggi. Questa sera, Mondiali 2022, gli azzurri devono battere la Svizzera. La nazionale gioca all'Olimpico con assenze importanti, ma il commissario tecnico Mancini è sereno ed è fiducioso per la sfida di questa sera. Lasciamo Gazzetta che ritroveremo prestissimo, intanto ancora prime pagine, questa volta col Quotidiano del Sud e l'edizione di Reggio. PNRR, i fondi per le periferie assegnati agli enti comuni, le buone pratiche sono possibili anche nella Calabria delle inefficienze. Abbiamo ricostruito i percorsi seguiti dalle amministrazioni di Lamezia, Reggio e Corigliano Rossano che hanno avuto finanziamenti per parecchi milioni di euro. Proseguiamo, Salvini ritorna in Calabria a Catanzaro, contento per la regione, per il comune, dice unità di intenti o primarie, perché si voterà in primavera anche per la città di Catanzaro. Regionali, l'analisi ormai da oltre un mese dopo il voto, il numero dei voti ottenuti e l'apparente penalizzazione dei cespugli in maggioranza, c'è una sorta di analisi. E ancora l'intervista, quella con Giuse Princi, oggi all'interno del Quotidiano del Sud, nuovo vicepresidente della giunta regionale calabrese, fortemente voluta da Roberto Chiuto. La vicepresidente Princi, sono una manager, dice, non la cugina di. E poi l'approfondimento e l'intervista di Caterina Tripodi all'interno. Il web, supporto irrinunciabile per l'innovazione, concluso a Cosenza l'internet, governance forum, il bilancio positivo tracciato da Algeri. Siderno, sdegno per l'ennesima intimidazione, un proiettile sulla finestra dell'ufficio elettorale, se ne occupa approfonditamente anche il Quotidiano. Governatore in missione, Roberto Chiuto qui con Figliuolo, contratti dei vaccinatori in scadenza, Figliuolo si impegna con Roberto Chiuto, già al lavoro per risolvere le problematiche della sanità in Calabria. Riunione politica, siamo al taglio basso, Salvini conforta e sprona i suoi, il leader della Lega ha concluso la sua visita calabrese da Reggio, nessuno spazio a polemiche che ne avveleni post elettorali, clima sereno e progetti. E poi calcio, nazionale, Mancini scaccia le ansie per la sfida di questa sera contro la Svizzera, importante per la qualificazione ai mondiali. Il nostro portale www.telemia.it con le ultimissime incendi in zona via Trastevere, Alta di Roccella Ionica e ancora Siderno, ritrovato proiettile sulla finestra dell'ufficio elettorale, la reazione del sindaco Maria Teresa Fracomeni e poi ancora notte di fiamme. A Siderno, tre incendi provocati probabilmente dallo stesso piromane. A Roccella, anche qui incendiate tre automobili nel cuore della notte. Vediamo gli aggiornamenti per quanto riguarda sempre il nostro portale www.telemia.it e soprattutto anche quelle che sono le notizie che riguardano il bollettino regionale per quanto concerne il Covid, con l'aumento dei contagi. Il giornale di Calabria. Ho chiuso la sfida e non perdere i fondi, lo dice il governatore calabrese, il nuovo commissario della sanità, lettera del neo governatore ai direttori generali della regione, ieri visita alla cittadella del leader della Lega Matteo Salvini, ritornato in Calabria, e qui vedete Roberto Occhiuto. Nelle pagine interne, impennata coronavirus in Calabria, per quanto riguarda il bollettino delle 17 di ieri, 202 nuovi casi e 4 morti. In 'Ndrangheta, sequestrati beni per 2 milioni di euro ad un imprenditore di Borgia nel Catanzarese, poi si parla d'usura, tassi fino al 94%, commerciante arrestato alla Lamezia Terme. Allerta arancione, lo dicevamo, imperversa da questa notte il maltempo in tutta la Calabria, con oggi piogge temporali e abbassamento delle temperature in serata. L'allerta arancione dalla Protezione Civile, torna il maltempo dunque in Calabria e Sicilia. Il punto all'interno tra poco. Petrolmafie, per parlare di giudiziaria su richiesta della DDA, sequestrati beni per 15 milioni. La pagina numero 2, Salvini ritorna in Calabria, squadra motivata che guarda avanti, dice il leader della Lega del Carroccio ieri
Salvini è stato a Catanzaro per fare il punto dopo la nomina della giunta regionale e per fare il punto anche su quello che sarà il prossimo voto nella città di Catanzaro. Massimo impegno per non perdere i fondi. Intanto il presidente della regione Roberto Acciuto ha scritto a tutti i direttori generali della cittadella. Proseguiamo. Bruni, la Calabria perde 300 milioni di euro. La consigliera si dice sconcertata dall'esclusione del bando per ridurre la dispersione di acqua. Vedete qui Amalia Bruni è stata candidata alla presidenza della regione Calabria, sconfitta poi dal centrodestra da Roberto Acciuto. La CGIL, evitare la privatizzazione di Sacal. Il sindacato chiede di non svendere la società e un maggior dialogo sul futuro. Proseguiamo, i consorzi di bonifica non funzionano. Per la senatrice Abate del gruppo misto sono molte le criticità che andrebbero sanate. Vedete qui la senatrice Abate. La Calabria promuove i suoi prodotti a Dubai, gli artigiani di Confartigianata all'Expo. E ancora la pagina numero 4, cambiamo decisamente argomento, la cronaca, commerciante e presunto usuraio arrestato. Operazioni dei finanzieri nella città di Lamezia Terme. Pretesi tasse fino al 94%. E poi Petrol Mafie per la giudiziaria, sequestrati beni per 15 milioni, lo anticipavamo nei titoli di apertura. Sigilli della Guardia di Finanza su richiesta della DDA di Reggio a 3 società, 21 immobili e 8 mezzi. Qui il procuratore Bombardieri. L'ultima news riguarda Catanzaro, sequestrati nel catanzarese beni per 2 milioni. La DIA ha eseguito il provvedimento nei confronti di Leonardo Catarisano di Borgia. Chiudiamo invece con Calabria.live, il giornale diretto da Santo Strati. La beffa ferroviaria Salerno-Reggio Calabria, neanche un metro di binario dal PNRR. L'amara constatazione, i pochi chilometri della tratta calabrese sarebbero appaltati soltanto dopo il 2026. Doveva essere un programma di rilancio del treno come sistema di mobilità sostenibile, un nuovo tracciato che allunga di 30 km il percorso, e molte perplessità anche sulla pianificazione dei lotti dei lavori. Continuiamo, proroga concessioni demaniali in Nucera, Asso Balneari Calabria, un colpo mortale per il turismo balneare. E poi anticipa il raduno di domenica a Cagliari, una serata dedicata interamente a mamma Natuzza Evolo che appare in questa foto. Vaccinazioni e governance sanità, Occhiuto incontra Figliuolo, una lettera ai dirigenti della cittadella. Oltre invece 30 imprese all'Expo Dubai grazie al Confartigianato. Abbiamo completato con quelle che erano le prime pagine di oggi per questo venerdì 12 di novembre 2021, una giornata come dicevamo all'insegna del maltempo in Calabria, c'è l'allerta arancione, ma soprattutto oggi ci occuperemo approfonditamente dei temi che riguardano la politica, la visita di Salvini, ma anche i temi del Covid. Prima parte che inizia con Gazzetta del Sud, subito le notizie all'interno. Draghi, i sindaci protagonisti del recovery, vediamo subito la situazione per quanto riguarda la politica nazionale. Le amministrazioni locali chiamate a spendere 50 miliardi di euro da marzo, un tour delle città. Allarme dell'ANCI sulla carenza di personale, reddito e riduzione delle tasse, i temi caldi. Qui vedete enti locali e piano di rilancio, Stand Innovation per Mario Draghi, il Premier, all'assemblea dell'ANCI con migliaia di sindaci presenti. Le stime del PIL decollano, Gentiloni, ora riforme, dice, il 2021 si chiude con un 6,2% espansione conclamata malgrado l'inflazione e altre incertezze. Questo quanto scrive Gazzetta del Sud per quanto riguarda le notizie più importanti della giornata. Noi proseguiamo, lo facciamo con le scadenze fiscali, i partiti chiedono di prorogare i termini, le rate arretrate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, pioggia di emendamenti, intesa generale pro lavoratori autistici nelle imprese sociali. Qui vedete agenzie delle entrate, un ingorgo delle scadenze a fine novembre. Gli aiuti alle imprese, interventi confermati, ma limate le aliquote. Istituito presso il MISE il fondo per la transizione industriale, 150 milioni. I sindacati in pensione con 41 anni di contributi. CGIL, CISL, UIL in pressing sul governo martedì. Incontro a Palazzo Chigi, quota 102 e una beffa, la legge Fornero da cambiare, ma intanto bocce ferme. Vedete Previdenza, i sindacati confederali chiedono maggiore flessibilità. Andiamo avanti, ci occupiamo di quelli che sono gli altri fatti della giornata, la pagina la numero 3, attualità, Mattarella spegne rumors, nessun secondo mandato. Il presidente chiude le porte a una rielezione al Quirinale, mandato in scadenza, lo ricordiamo, per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
non è disponibile a un'eventuale rielezione. E cita Leone, meglio abolire il semestre bianco. Il capo dello Stato ha già firmato il contratto d'affitto della nuova casa romana. Andiamo avanti, ci occupiamo delle altre news. Grandi manovre a Strasburgo, Letta tratta l'ingresso del Movimento 5 Stelle nei socialisti, Calenda sbatte la porta, Meloni allarga il campo sovranista, Salvini vola in Polonia. E qui vedete intanto Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, diritti sociali e lotta alle disuguaglianze, dice Fico. Continuiamo sempre con Gazzetta, non tralasciando nessuna pagina, adesso parliamo di vaccinazioni di massa, si riaprono gli hub. Da dicembre la terza dose per 15 milioni di italiani over 40, le regioni si preparano alla nuova campagna vaccinale. Chiamate dirette tramite sms, medici di famiglia mobilitati, possibili ritocchi al Green Pass. Vedete qui gli hub vaccinali, saranno riattivate le strutture per le quali si era decisa la chiusura. E intanto aumentano i contagi, si arriva a 8.500 casi in questi ultimi 24 ore e 67 decessi, in salita anche i ricoveri nei reparti ordinari, terapie intensive stabili. Anche in Germania certificato verde per lavorare, stretta sul modello dell'Italia, ieri 50.000 contagi e 255 vittime, non va meglio nel resto dell'Europa. Il futuro cancelliere non esclude misure ancora più rigide, eccolo in questa foto. Brusco avvio dell'influenza, intanto sono i bambini più colpiti in questa fase, sarà un inverno difficile tra influenza e Covid-19, incidenza doppia rispetto allo scorso anno e questa è la situazione. Occhiuto chiede il rinnovo dei contratti al personale degli hub, incontro a Roma tra il presidente della regione Calabria e il commissario Figliuolo, tutti i centri di vaccinazione resteranno aperti. Intanto il tasso di positività registra un'impennata, siamo oltre il 4%. E qui vedete primo contatto a Roma con Roberto Occhiuto che incontra il generale Figliuolo, come si evince da questa foto. Continuiamo, tra poco temi tutti calabresi, ma passeremo prima dallo sport. Sebi è tornato a casa, vedete il giallo del giocatore di basket scomparso, e poi ancora affidi a Bibbiano, 4 anni allo psicoterapeuta Foti, il sindaco a processo ma solo per abuso d'ufficio. E poi social, punibile sino a 12 anni istigare i minori a farsi del mare, primo sì in commissione al Senato. E poi si parla anche di reddito di cittadinanza, truffa da 20 milioni di euro, 16 arresti, falsificate 10.000 domande, i controlli proseguono. Professore vieta invece il top in palestra, distrae i compagni maschi, proteste in un liceo di Venezia. Parliamo di scuola, la scuola che prepara al futuro, ecco le eccellenze calabresi, report Eduscopio, tra i licei classici si conferma il Campanella di Belvedere Marittimo nel Cosentino, tra gli scientifici il primato va al Galilei di Lamezia Terme. Al top il Donegani di Crotone, il De Nobili di Catanzaro e il Da Vinci di San Giovanni in Fiore. E noi proseguiamo per quelli che sono ancora i fatti della giornata, passiamo per lo sport adesso con le notizie che riguardano la nostra nazionale di calcio. Questa sera 20:45 stadio olimpico di Roma, l'Italia si gioca il match più importante in vista dei mondiali. Insigne, Belotti, Chiesa con Locatelli, Jorginho e Barella, una formazione che Roberto Mancini è convinto possa fare veramente bene. Ci sono delle assenze importanti, ma il commissario tecnico è fiducioso. Due soluzioni tattiche per l'attacco, Insigne falso 9, oppure Belotti titolare, Acerbi invece giocherà al posto di Chiellini. Le calabresi che lavorano in vista dei prossimi impegni di campionato, e noi ci occupiamo di politica regionale con le pagine Calabria, parliamo di sanità. Occhiuto a Palazzo Chigi, i subcommissari saranno due. Confronto tra il presidente della regione Calabria e il sottosegretario Garofoli, il colonnello Bortoletti e un esperto del settore, i profili individuati, la designazione attesa già nel prossimo consiglio dei ministri. Vedete qui governatore, giornata fitta di impegni quella di ieri a Roma per Roberto Occhiuto. Oggi prima riunione intanto per la nuova giunta regionale, tutti alla cittadella, dunque i nuovi assessori per la prima giunta regionale che è in programma alle ore 11. La strigliata intanto ai direttori generali, massimo impegno, non possiamo perdere le tante risorse a nostra disposizione. Proseguiamo, Salvini carica la Lega, Spirlì ruolo centrale, l'orizzonte e la Camera, il segretario ancora in Calabria. Il leader loda Filippo Mancuso, ma sul presidente designato c'è lo spettro di Gettonopoli. Vedete pace fatta, Matteo Salvini indossa su invito
prestito delle Iene, una felpa della Tunisia firmata. E ancora, per quanto riguarda le notizie che arrivano dalla Calabria, pagina 17, ci spostiamo a Siderno. Vedete, Siderno ritrova un'amministrazione eletta e riscopre la strategia dell'attenzione. Escalation di intimidazione a Siderno in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, subito dopo il voto. L'ultima è un proiettile davanti al comune. La neo sindaca Maria Teresa Fragomeni afferma: sbaglia chi pensa di dominare. E qui vedete, le indagini sono adesso in corso. La finestra del municipio di Siderno, davanti alla quale è stato trovato un proiettile. Un proiettile dunque sul davanzale della finestra dell'ufficio elettorale. La macabra scoperta fatta da un'impiegata del comune di Siderno ieri mattina in apertura del turno di lavoro. La dipendente ha subito chiamato i carabinieri, che hanno compiuto i rilievi del caso e si è presentata alla stazione dell'arma per sporgere denuncia. Notizia che avete letto anche in tempo reale sul nostro portale, pagine Facebook. Petrolmafia, sequestrati beni per 15 milioni, l'inchiesta della DDA di Reggio Calabria. L'andrangheta infiltrata nel commercio di idrocarburi ad aprile scorso, 23 arresti. Qui vedete soldi e sospetti, denaro sequestrato dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini. Proseguiamo questa prima parte di rassegna stampa, la pagina di Reggio, come facciamo ogni giorno. Il governo risarcisca Reggio. Dopo la soluzione degli imputati del processo Leonia, che influì sullo scioglimento del Consiglio Comunale, Marino dei Fratelli d'Italia sollecita un intervento del sindaco, visto il torto subito. E qui vedete il sindaco metropolitano e capogruppo di Fratelli d'Italia, Giuseppe Falcomatà, ascolta Demetrio Marino. Lo farà anche questa volta? E questo il punto di domanda. La notizia di spalla, la Lega rilancia Salvini. Qui c'è un gruppo bellissimo, dice Salvini nella sua ennesima visita in Calabria. Lasciamo anche le pagine di Reggio e andiamo ad occuparci subito di quelle che sono le notizie che riguardano il Covid prima e poi i temi della Tirrenica dopo. Long Covid in città, il primo ambulatorio. Ci occupiamo di quelle che sono le notizie di Gazzetta a pagina 23. La sinergia tra GOM e ASP sfocia nella realizzazione di una struttura dedicata alle persone con sintomi post malattia. Promotore dell'iniziativa l'infettivologo Carmelo Mangano e la neurologa Titti Tripodi. L'età media dei pazienti è 45 anni, le donne sono colpite con una frequenza doppia. E ancora, terze dosi a tappeto, gli hub operativi Open Vax Day. Per quanto riguarda invece gli altri fatti riportati da Gazzetta, sempre all'interno, ci andiamo ad occupare subito di Tirrenica, tra poco i temi del comprensorio. Sport, sinonimo di caparbietà, prende il via il galà a tema a Palmi. La conferenza di presentazione nella sala consigliare Cardone. La manifestazione coinvolgerà palestre e associazioni sportive della città. E ancora, la FIDAPA riparte dalla presidenza Ussia, Villa San Giovanni, la Pastcardile, due anni particolari, quelli appena trascorsi. E qui FIDAPA, presidente direttivo, celebrano la ripartenza. Premio Golosario 2021 alla Piparella Villese, evento nazionale a Milano, un prodotto centenario che è stato rivisitato in maniera innovativa. Il comune ottiene i fondi per il progetto Bagnara col fine di realizzare un centro per donne vittime di violenza. Si tratta di 990.000 euro nell'ambito del PON Legalità FSR 2014-2020. Qui Silvana Ruggero, assessora al welfare e politiche sociali in quel di Bagnara. Proseguiamo, adesso ci occupiamo di pagina 26, ancora Tirrenica, ma questa volta con i temi che arrivano dalla Piana, Taurianova, uffici dell'ASP trasferiti da Palmi. Terramara Closed per la giudiziaria, inflitte pene per 88 anni di carcere. Il processo alle cosche di Taurianova, 13 anni all'ex assessore Francesco Sposato. L'operazione è riscattata all'alba del 12 dicembre 2017 a conclusione di indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria. Polistena e Smart, nuovi servizi digitali per tutti i cittadini. Dal 15 di novembre si avvicina questa data, si potranno scaricare gratuitamente online i certificati anagrafici. E qui vedete il municipio, l'amministrazione comunale guidata da Michele Tripodi punta ad una città smart in quella di Polistena, una delle più importanti della Piana di Gioia Tauro. Reggio, ciao signor, con Marzocca e Sarcinelli, la grande comicità va in scena a Palmi, a cura degli amici della musica Manfroce. A Polistena con Time Toccare, sostegno alla povertà. E poi ancora
per quanto riguarda Gazzetta del Sud, la pagina numero 27, tematiche sensibili nella piattaforma contrattuale. Ci spostiamo a Gioia Tauro, Domenico Latino a firmare il servizio. Le rappresentanze sindacali aziendali dei portuali convocate dal terminalista MCT, un integrativo sospeso da oltre 12 anni che non ha mai risolto le difficoltà. Vedete portuali, la discussione si è accesa nell'affrontare il tema delle ferie. Partenariato solidale intercomunale per condividere problemi e soluzioni a Rosarno. L'idea partita da Rosarno coinvolge Gioia Tauro, Palmi e San Ferdinando. Si parte dalle delicate questioni attinenti alla sanità territoriale. Verrà elaborata una piattaforma di proposte da porre all'attenzione del neocommissario Roberto Occhiuto. E qui i commissari e sindaci Mancuso, Buda, Alessio, Tripodi, Ranuccio e Giannelli. A Gioia Tauro, panettone all'anduia, Gherel in tribunale, e questo è il punto di domanda. Qualcuno si sarebbe impossessato dell'idea avuta dallo chef Rosace. Noi andiamo avanti, la parte finale di prima parte con Gazzetta, per occuparci subito di Ionica. Andiamo direttamente a Melito Porto Salvo. La misericordia sfrattata dal comune, i volontari cercano una nuova casa. All'ente servono i locali, ma la solidarietà non può fermarsi. Chi ha un locale a pian terreno da offrire gratis e farà un'opera di bene. Vedete qui i volontari, gli attivisti della misericordia non hanno comunque arrestato la loro catena della solidarietà. Importante il servizio che svolgono i volontari della misericordia in quel di Melito, ma un po' in tutta la provincia, in tutta la Calabria. Schiaffi e insulti, maestra elementare rinviata a giudizio, lo dicevamo nei titoli di apertura, fatti avvenuti nella scuola di Palizzi. La difesa delle parti civili, chiediamo giustizia per le piccole vittime. E ancora dissesto, tempi ancora lunghi e tutto è fermo. Brancaleone, forzata proroga della scadenza per la rilevazione delle passività. Una task force dovrà occuparsi di quantificare le imposte non riscosse. E qui vedete il municipio, il passivo comunale si aggira intorno ai 7 milioni di euro. A Montebello Ionico, il Covid non dà ancora tregua, contagiati a quota 15, curva in continuo, sali, scendi, situazione sempre più difficile per quanto riguarda i contagi Covid, non solo a Montebello ma in tutta la provincia. A Palizzi, sensi di marcia invertiti per circolare meglio. Ci andiamo ad occupare di quelli che sono gli altri fatti della giornata. A Palizzi, il provvedimento adottato della nuova amministrazione comunale. Adesso sarebbe anche tempo di provvedere al ripristino della segnaletica. E qui vedete la strada per il borgo, ripristinato il senso unico a salire. 1 milione di euro in arrivo per abbellire il lungomare invece a Condofuri da parte del Ministero dell'Interno. La parte finale della nostra rassegna stampa, ritorniamo a Siderno, a pagina 29, paura a Siderno, c'è l'ipotesi regia unica. Il proiettile di ieri sulla finestra dell'ufficio elettorale conferma l'impressione di fastidio dei clan verso la nuova amministrazione comunale che si è da poco insediata, guida Maria Teresa Fragomeni. Un'escalation con troppe coincidenze, anche topografiche, per essere solo frutto del caso. Maria Teresa Fragomeni, per la neosindaca, un battesimo certamente di fuoco nel comune che esce, ricordiamo, da 3 anni di scioglimento per mafia e dunque dal commissariamento. Al fianco della sindaca Fragomeni, l'opposizione non arretra, solidali contro il crimine. Falcomatà, il sindaco della città di Reggio, innalzare subito il livello di attenzione contro tentativi di condizionamento, lo dice il sindaco della città metropolitana. Locri, Giuseppe Casciaro, nuovo procuratore capo. Eccolo in questa foto, il magistrato cosentino a 55 anni, designato all'unanimità dalla quinta commissione del CSM. A breve la ratifica del plenum. Succederà al dottor Luigi D'Alessio, che lascia l'incarico dopo 8 anni. A Bovalino, biblioteca provvisoria in stato di totale degrado. Bovalino Superiore, nella ex scuola, la protesta dei cittadini via social. Una volta era un luogo di aggregazione. Diabete, screening gratuiti per la prevenzione. A Roccella l'iniziativa, domani fino a domenica e giorno 20 poi a Polistena, organizzati in occasione della giornata mondiale
dai Lions Club della zona 27. Dunque, domani a Roccella Ionica, domenica a Siderno e giorno 20, lo abbiamo ricordato, a Polistena. Vedete, screening diabetico, basta un semplice prelievo ematico. Era questa l'ultima notizia che riguardava Gazzetta del Sud. Abbiamo la pagina numero 30 per completare con Gazzetta di oggi e poi occuparci approfonditamente del quotidiano. Ritorniamo a Siderno. La sanità è da rifondare, serve un cambio di passo. La chiamata alla mobilitazione domani al cinema nuovo di Siderno per un sistema normale, moderno ed efficiente. E qui vedete l'ospedale di Locri, il principale erogatore di sanità sul territorio. Le notizie in brevi, la prima arriva da Locri, la Caritas presenta invece quelle che sono le nuove iniziative. Ancora Locri, GNEFDL indicano la direzione di viaggio. Per quanto riguarda Siderno, Tavernese, la soluzione definitiva alla giudiziaria dominare, Siderno, l'ex consigliere comunale arrestato in falsa politica, dopo che la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d'Appello. Qui in questo fotino appare Vincenzo Tavernese, all'epoca era consigliere comunale di maggioranza e dunque Vincenzo e adesso Giuseppe Tavernese, qui c'è un errore nel fotino, è un uomo libero a tutti gli effetti, un errore di stampa per quanto riguarda il nome di battesimo. Monasterace, il parco resta aperto, il museo archeologico chiude per restauro, in cantiere nuovi percorsi espositivi delle mostre permanenti e temporanee, tutto questo a Monasterace. A Bagalati incendi, nominato il RAP per la gestione dei progetti. L'ultima news arriva da Placanica, provinciale in condizioni vergognose. La strada che serve Placanica, Stignano, Riace e Camini, dopo tante ruote spaccate e sospensioni rotte, deve proprio scapparci il morto? E questo il punto di domanda. E sono indignati a dire poco, soprattutto gli automobilisti che percorrono questa strada. Situazione meteo, lo dicevamo, la pioggia, come si evince dalle previsioni Calabria e Sicilia, che imperverserà per tutta la giornata di oggi. Abbiamo completato con la prima parte della nostra rassegna stampa con Gazzetta del Sud, che era la nostra prima testata calabrese che abbiamo analizzato, approfondito con i relativi contenuti all'interno. Seconda parte invece col quotidiano del Sud, per occuparci di quelli che sono i temi più importanti all'interno e per parlare subito di politica. All'assemblea ANCI Draghi sprona i sindaci sul PNRR. Il successo è nelle vostre mani, sarete al centro della stagione che abbiamo davanti. E poi ancora, Europa ottimista per l'Italia, balzo di crescita del 6,2%. La sfida è quella di rendere i ritmi duraturi e sostenibili con riforme e investimenti. E ancora, il Premier accolto come rockstar, applausi per l'ex presidente della BCE ribattezzato Super Mario. Noi andiamo avanti, gli altri fatti della giornata. Mattarella, il presidente della Repubblica, allontana l'ipotesi del bis al Colle, non è intenzionato. Anche Leone chiese la non rieleggibilità del presidente. Eccolo Sergio Mattarella, per lui ultimi mesi di lavoro. Pensioni, sindacati convocati a Palazzo Chigi dopo le proteste e la minaccia di scioperi, margini stretti per arrivare a modifiche nella legge di bilancio. E ancora il punto, le accuse di Fratelli d'Italia, Meloni, il Parlamento totalmente silenziato, i ritardi sono tattica. Proseguiamo ancora con il quotidiano del Sud, dobbiamo riaprire come al solito l'edizione di questo 12 di novembre per quanto riguarda il quotidiano e ritornare subito all'interno per occuparci delle notizie che riguardano il coronavirus e la stretta sui cortei non ferma le proteste. Atteso un nuovo sabato di dissensi in tutta Italia. A preoccupare la situazione di Milano, 17° sabato consecutivo. E ancora niente manifestazioni nelle zone più sensibili delle città. Gli indicatori della pandemia risultano tutti in aumento, crollano le prime dosi dei vaccini, questa è la situazione. Poi c'è il caso di Bibiano, affidi illeciti, 4 anni per Foti. Andiamo avanti per quanto riguarda il quotidiano del Sud. Internet Governance Forum, innovare servendosi del supporto irrinunciabile del web, sessione conclusiva dell'evento internazionale. E poi c'è il punto, dialogo tra imprese e giovani, la ricetta di Algeri per il successo, il bilancio del presidente della Camera di Commercio, l'approfondimento focus, un premio per la gestione della qualità dell'aria. Andiamo ad occuparci di temi calabresi.
calabresi adesso all'interno del quotidiano del Sud, subito la politica. È ritornato in Calabria Matteo Salvini ieri, Salvini contento per la giunta regionale, abbiamo raddoppiato i posti, dice il leader della Lega, ribadisce un ruolo nazionale per Nino Spirlì, ex presidente facente funzione della regione Calabria ed ex vicepresidente, e invoca le primarie per Catanzaro, a Catanzaro si vota in primavera, c'è grande attesa per conoscere naturalmente i candidati. In maggioranza, analisi, i conti non tornano, più in generale è la legge elettorale regionale da cambiare perché cervellotica, guardando al numero dei voti appare eccessiva la penalizzazione dei cespugli. E qui vedete la cittadella regionale, oggi lo ricordiamo, ci sarà la prima riunione di giunta regionale a guida Roberto Chiuto con i nuovi assessori e anche i due riconfermati. La sfida del PNRR a Lamezia Terme, il progetto pilota tra i 6 finanziati in tutta Italia, le buone pratiche calabresi, quasi 100 milioni di euro per 16 interventi distribuiti in tutta la città, una pratica approvata dai commissari prefettizi, qui il comune di Lamezia Terme in questa foto. E poi si parla di burocrazia, a volte funziona, la notizia arriva da Cosenza, una cinquina dal valore di oltre 65 milioni di euro e dalle dense suggestioni sociali, Reggio Calabria dai ghetti di Arghillà e Giambra al recupero delle case dei boss, vedete qua uno dei progetti dedicato ad Arghillà di Reggio. Proseguiamo ancora col quotidiano del Sud, l'Interno, domine fa eco questa notizia di pagina 9, i mutui rimodulati per la progettazione, Corigliano Rossano si avvalsa di una società milanese e docenti di urbanistica. Ancora il dibattito, il PNRR è da maneggiare con cura se il Sud non vuole rischiare il default, la UIL, i sindaci e le aziende chiedono più efficienza alla PA. Qui vedete un momento del dibattito intanto avvenuto ieri. Noi proseguiamo, lo facciamo con quelle che sono le notizie che arrivano dalla Calabria, c'è un'intervista a 360 gradi con Giuse Princi, da poco diventata la nuova vicepresidente della giunta regionale calabrese, sulla città metropolitana pronta a fare squadra con Falcomatà, sono una manager, non cugina di, la Princi vuole applicare l'attitudine manageriale della scuola alla regione. E ancora per quanto riguarda invece la pagina numero 11, a Siderno escalation per quanto riguarda la criminalità, un proiettile all'ufficio elettorale, la solidarietà in queste ultime ore di Falcomatà, la deputata Bruno Bossio, la paura non vincerà, ignoti hanno lasciato il bossolo sulla finestra, l'indignazione intanto del sindaco Maria Teresa Fragomeni. A Reggio, soluzione sconti di pena, Andrangheta, l'appello di Trash, vedete qui Orazio De Stefano in foto. Continuiamo, siamo nella parte finale, ma c'è tempo per parlare di Covid, contratti, vaccinatori, impegno di Figliuolo per rinnovarli. La questione affrontata ieri in un incontro con il nuovo governatore calabrese Roberto Chiuto, da poco commissario alla sanità. Il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario del governo per l'emergenza Covid, si è impegnato a risolvere la questione. Catanzaro, Gettonopoli, chiesto il processo per 19, fissata l'11 gennaio l'udienza preliminare per i consiglieri comunali. Dopo il no all'archiviazione da parte del GIP, il PM richiede il rinvio a giudizio. Qui vedete il tribunale di Catanzaro. Reggio Calabria, Petrol Mafia e SPA, altri sequestri in 7 regioni per 15 milioni, il fenomeno dell'integrazione delle mafie. E ancora Catanzaro, maxi sequestro beni al presunto boss catarisano condannato nel processo Johnny. Per quanto riguarda la riunione politica, siamo già nella pagina di Reggio, Salvini con forte sprone suoi, il leader della Lega ha la sua visita calabrese da Reggio, poi è stato anche a Catanzaro, ha fatto il punto sulla situazione politica, sul prossimo voto di primavera nella città calabrese di Catanzaro. Nessuno spazio a polemiche né a veleni post-elettorali, clima sereno e progetti per il futuro. Intanto maltempo, c'è l'allerta arancione, lo dicevamo fino alla mezzanotte di questa sera. Palazzo Alvaro, in arrivo 500.000 euro per pulire invece i corsi d'acqua dalla Metro City, fondi per la pulizia dei corsi d'acqua in prossimità dei centri abitati. Carmelo Moschella, coordinatore d'Ateneo della Società Italiana del Dottorato di Ricerca, eccolo in questa foto. Palazzo Alvaro, la Metro City pronta per la Mecca del turismo, preparativi per la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Pestum. Siamo nella parte finale, c'è tempo per i temi che riguardano subito le notizie che arrivano dalla provincia prima, dalla Locride, subito dopo a Villa San Giovanni, dissesto, la risalita sarà dura. La relazione della Presidente della Commissione
commissione bilancio. Lina Vilardi del PD, cittadini chiamati ad affrontare pesanti sacrifici senza precedenti. A Bova il piccolo borgo grecofono non rinuncia ai mercatini di Natale. Amministrazione al lavoro per il programma delle festività. A Melito Porto Salvo, l'ex sindaco Meduri e tutta la sua giunta rinviati a giudizio. Omissione di debiti nel rendiconto, il processo inizierà il 14 di dicembre. Bagnara Calabra, rinascita per Bagnara, interrogazione con proposta su rete idrica. Siamo già alla Locride, andiamo direttamente a dare un'occhiata alle notizie di apertura. Bianco, convergenze parallele verso il voto. Grandi manovra Bianco in corso tra aspiranti sindaci per il dopo commissario, si ritornerà al voto in primavera. Il nodo principale è il destino della strana coppia Canturi-Ceratti, i nodi invece Marte e Serra. Vedete qui Pasquale Ceratti e Aldo Canturi ai tempi del Consiglio Comunale. Danno un tanti, quasi per certo, Pasquale Ceratti come candidato a sindaco. Capiremo meglio nelle prossime settimane la situazione, come si evolverà in quel di Bianco in vista del voto. Gioiosa, persi fondi per lo stadio comunale, opposizione all'attacco dopo l'esclusione del bando. E dunque il comune di Gioiosa è stato escluso dal bando sport e periferie 2020 per l'individuazione degli interventi da finanziare nell'ambito del fondo sport e periferie, e il gruppo consigliari di opposizione Cambiamo Gioiosa attacca l'amministrazione comunale a guida Fuda. A Martone castagne in fiera per l'appuntamento del 20 e 21 di novembre che si rinnova in questo autunno, inverno 2021, Bivongi, due murales per disegnare la storia. L'amministrazione comunale di Bivongi sposa l'iniziativa della città metropolitana. Le opere sulla facciata dell'istituto di Via della Repubblica e dell'ex scuola di Viale Umberto. Valorizzare paesaggio e bellezze del territorio. Qui vedete l'istituto scolastico di Via della Repubblica ed ex scuola di Viale Principe Umberto. Proseguiamo, lo facciamo con i temi che arrivano da Locri. Siamo nella parte finale, guerra e pace sulla scia di Nassiriya. Domattina nell'omonimo slargo il commosso ricordo delle istituzioni locali. Sarà inaugurata una scultura per commemorare il 18° anno dalla strage. Riace i viaggi della speranza nel volume di Gervasi, invece, eccolo Giuseppe Gervasi in questa foto. A Monastarace sono 6 positivi al Covid tra i migranti sbarcati a Punta Stilo. Questo è l'ultimo sbarco della speranza avvenuto qualche giorno fa all'ora di pranzo in quel di Monastarace. Ci sono già i primi dunque contagiati dal Covid. Staiti, gli ideali patriottici che fecero grande l'Italia, esaltati dalla cerimonia in piazza Monoriti. Siamo già alla Piana, prima dei saluti finali, Gioia Tauro finalmente convocati per i rinnovi, avviati i colloqui tra RSA e MCT per la contrattazione di secondo livello. Fit Cisl, la forza dell'azienda, è contenuta nelle elevate competenze dei lavoratori. Qui la rappresentanza sindacale e qui una bellissima veduta dall'alto del porto di Gioia Tauro. Tauria Nova, terra mara closa ed per la giudiziaria arriva la sentenza in primo grado, condanne e assoluzioni, il verdetto del processo celebrato con il rito ordinario. Tauria Nova, parla il maestro di Balando, il più bel lavoro che potessi fare, il direttore d'orchestra Luigi Sacca. Mille Carlucci, una grandissima professionista, e qui il direttore d'orchestra Sacca. Oppio Doma Mertina, una tavola rotonda sul territorio, tipicità, olio e innovazione domani pomeriggio. Noi andiamo avanti, la parte finale dedicata ai temi che arrivano dalla Piana. Sinergie tra sindaci e commissari. La terna prefettizia ha incontrato i primi cittadini dei paesi limitrofi. Coordinamento con Palmi, Gioia Tauro e San Ferdinando su sanità e immigrazione. A Rizzi con il semaforo del Quatrivio Spina, mai entrato in funzione la luce verde solo per lo spreco. Installato nel 2015 senza essere allacciato alla rete elettrica. A Polistena un parco natalizio pieno di solidarietà che piace al Papa. L'iniziativa del progetto Policlinico. Coro. Abbiamo completato l'impegno della nostra nazionale di calcio questa sera a Roma contro la Svizzera. La nostra nazionale non può sbagliare, serve la vittoria. Roberto Mancini ci crede, l'Italia tutta ci crede e l'Italia, campione d'Europa, ci proverà naturalmente a vincere questa super sfida che si giocherà all'Olimpico. 20:45, 13:30, il nostro TG News, tutti i fatti della giornata, le ultime ore dalla Calabria, dalla provincia e dalla Locride. La rassegna stampa invece ritornerà puntuale per l'appuntamento del weekend di domani. Grazie perché anche oggi ci avete preferito. Una buona giornata a tutti.
1. Il countdown è finito. Eccovi le ultime novità della collezione autunno-inverno. Rita Severina Abbigliamento veste anche d'inverno, l'uomo e la donna. I nostri brand storici ti accompagnano in tutto il percorso della vita e ti vestono da sempre con novità straordinarie. Casual, elegante, cerimonia. Rita Severina Abbigliamento veste tutti. I nostri locali, perfettamente sanificati, vi aspettano in via Tenente Carella a Roccella Ionica. Rita Severino Abbigliamento, storicamente unici.